Professor Paolo Grossi, rettori ospiti, autorità, a tutti voi presenti un sincero e caloroso benvenuto. Magnifico rettore, illustri docenti, direttore generale, personale tecnico amministrativo, studenti, un grazie sincero per l'impegno e la passione che offrite da sempre ed ogni giorno perché l'Unimol, la nostra università, sia un'eccellenza sempre più apprezzata nel mondo accademico nazionale. Un contributo il vostro che fa crescere questo Ateneo e il nostro Molise. È questo il quinto anno che intervengo alla cerimonia di apertura dell'anno accademico qui in quest'Aula Magna, che simboleggia e attesta la crescita umana, culturale e professionale del nostro Molise, luogo di partecipazione e studio, dove voi studenti intraprendete e portate a compimento la vostra formazione. A voi subito un augurio, tutto speciale per la costruzione di progetti ed anche di sogni. Abbiamo bisogno di menti e spiriti capaci che con coraggio e creatività diano al nostro Molise il futuro che tutti desideriamo. Tanto è stato fatto e non sempre è stato facile far seguire agli impegni i fatti con i tempi che ci eravamo prefissi. Abbiamo iniziato questo mandato con la consapevolezza che avremmo dovuto riorganizzare le abitudini di tutti e finalmente, insieme, oggi possiamo dire che iniziamo a toccare con mano i primi significativi risultati. In 5 anni, in quest'Aula, abbiamo conosciuto, ascoltato ed ammirato personaggi unici che ci hanno regalato intense riflessioni sulla nostra società e sulla realtà che ci circonda. Anche per ognuno di loro diciamo grazie al nostro rettore. Grazie, professor Gianmaria Palmieri, ma soprattutto grazie Jimmy. Il tuo amore per il nostro Ateneo lo riconosciamo anche in questo impegno continuo. Ogni volta hai saputo cogliere l'essenza del grande evento per dimostrare con concretezza, anche attraverso questi momenti speciali, che la nostra università offre grandi opportunità. Anche le università minori, e ci tengo minori, sono scrigno sicuro di importanti opportunità. Oggi il professor Paolo Grossi, una presenza di assoluto livello. Ascolteremo il presidente della Corte Costituzionale, professore, onorati della sua partecipazione, ma soprattutto onorati per la partecipazione del ruolo che lei rappresenta in un momento forse di esasperata conflittualità istituzionale. Collaborazione e visione comune. Il nostro Molise e la nostra università fondano la crescita sulla convinzione che formazione e qualificazione dei nostri giovani siano l'elemento chiave. Insieme, come proviamo a fare con costanza ed anche ostinazione, con il direttore generale, il dottor Valerio Barbieri, una presenza con la quale il confronto è fortunatamente quotidiano. 5 anni, come dicevo, rappresentano anche un'occasione per avanzare piccoli bilanci, provare a vedere cosa e come Unimol e Regione sono state in grado di fare e che cosa faranno in nome di quel diritto unico, speciale, inviolabile e non negoziabile che è il diritto allo studio. Come dicevo, senza di esso si annullano le speranze e la possibilità di crescere. Conoscere per competere. Abbiamo iniziato a giugno del 2014 in modo significativo e stabile l'impegno ad avviare azioni congiunte anche con l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali della ricerca, volte allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio molisano, attraverso il trasferimento delle conoscenze, la valorizzazione del capitale umano e dell'imprenditorialità
il potenziamento della didattica, della ricerca e dell'innovazione tecnologica, il miglioramento del sistema sanitario regionale. Tutti temi di assoluta attualità che ci hanno dato la possibilità di vivere da protagonisti nel rispetto del ruolo che ciascuno di noi rappresenta per il bene della nostra regione. Impegni concreti per il diritto allo studio universitario. Queste condizioni, queste scelte, questa volontà che ci accomuna di portare sempre più in alto Unimol ci ha impegnato, anche grazie a un ruolo attivo e proattivo dell'ESU, finalmente nella sede dell'Università degli Studi del Molise, a realizzare idonei interventi nell'intento di incrementare l'attrattività del nostro sistema universitario molisano, nonché a garantire la piena realizzazione del diritto allo studio per i capaci e meritevoli privi di mezzi, soprattutto attraverso una migliore gestione ed il potenziamento delle residenze universitarie attualmente presenti, il potenziamento dei trasporti pubblici per il collegamento con le diverse sedi dell'Ateneo, la garanzia di un servizio mensa diffuso sul territorio mediante la stipula di nuove ed ulteriori convenzioni, l'assistenza sanitaria per gli studenti fuori sede. Abbiamo cofinanziato, e questo grazie all'intuizione, ancora una volta, del magnifico rettore e del nostro assessore Nagni, il progetto di trasporto gratuito per tutti gli studenti della Regione. E colgo con assoluto piacere quanto comunicatoci dal Sindaco perché questo intervento possa essere ampliato anche al trasporto urbano per gli studenti universitari e non. Le borse di studio ed i limiti reddituali e patrimoniali per l'accesso e i conseguenti esoneri del pagamento delle tasse. Il nostro impegno è, e lo confermo, quello di rivedere immediatamente verso l'alto il tetto reddituale per accedere agli interventi per il diritto allo studio. Questo intervento permetterà a un numero maggiore di studenti di presentare e ottenere le borse di studio nonché i relativi esoneri, garantendo un sempre più effettivo accesso agli studenti meritevoli e alle loro famiglie con minori mezzi. Consentiremo così all'Università del Molise di ottenere maggiori assegnazioni dal Ministero nella distribuzione dei fondi previsti dalla legge di bilancio 2017 per la no tax area, con i fondi ripartiti proprio in proporzione alla percentuale di studenti esonerati dalle tasse, moltiplicati per il costo standard per studenti in corso nei rispettivi Atenei. Chiedo al Presidente dell'ESU, Candido Paglione, di convocare urgentemente un Consiglio di Amministrazione, al quale invitare il magnifico Rettore, la Regione, i Sindaci dei Comuni, Campobasso, Isernia, Pesche e Termoli, sedi universitarie, per affrontare tutte le tematiche del diritto allo studio e dei servizi agli studenti. Stiamo studiando con l'Ateneo un programma di contributi alloggi, in primo luogo per gli studenti molisani che hanno stipulato un regolare contratto di locazione per frequentare appieno la vita universitaria nella nostra regione. In un'ottica di apertura ed internazionalizzazione, finanzieremo un piano di contributi alloggi anche per gli studenti che vengono da fuori regione e per i giovani europei, in particolare gli studenti dell'area trasfrontaliera dell'Adriatico. Li metteremo nelle condizioni di scegliere più agevolmente l'offerta didattica del nostro Ateneo, limitando loro quei disagi che spesso incontrano proprio a causa della carenza di residenze universitarie. Garanzia giovani è stato per noi un successo nel solco di un'esperienza che ci ha dato grandi soddisfazioni. I riscontri li abbiamo testati proprio con validi risultati. La convenzione con Unimol ha prodotto l'attivazione di 290 tirocini formativi, di cui il 20% si è trasformato in opportunità di lavoro. Di fronte a questi dati, ci è sembrato giusto prorogare la convenzione sul progetto fino al 31 dicembre, così da garantire 350 tirocini. L'incrocio tra domanda ed offerta, tra domanda di formazione e qualificazione, in un sistema dove probabilmente per troppo tempo i settori hanno viaggiato in maniera parallela
e non convergente. A valere su Garanzia Giovani la possibilità per i giovani laureati della nostra regione di svolgere tirocini anche presso le istituzioni pubbliche e gli enti locali, ciò nell'intento di accompagnare sempre più e sempre meglio il loro ingresso nel mondo del lavoro. In parallelo è sempre più concreto ed evidente il nostro intervento, sempre insieme, per dare forza alla riorganizzazione sanitaria con una straordinaria collaborazione della Facoltà di Medicina. Speravamo di farlo oggi, purtroppo, o meglio, entro oggi, purtroppo dobbiamo ritardare di qualche giorno, ma finalmente la firma del protocollo che ci vede impegnati per la formazione, ma soprattutto per garantire qualità ed assistenza ai nostri cittadini. Protocollo che non significa soltanto collaborazione nel rispetto delle proprie competenze, ma anche disponibilità di spazi aggiuntivi con una facoltà di medicina che finalmente avrà una sua organizzazione logistica, che il numero degli studenti e soprattutto la qualità e la professionalità che ogni giorno si mette in campo meritano. Così come vale per gli spazi per le nostre facoltà di Termoli e di Pesche, con l'ospedale Cardarelli che diventerà davvero, mi auguro, il luogo di formazione in campo per i nostri studenti. C'è poi uno straordinario progetto legato alla sensibilità di questo Ateneo, in un momento nel quale il fenomeno dell'immigrazione finalmente fa i conti con una realtà territoriale che per accoglienza è la prima in Italia. Un progetto nobile che merita di essere menzionato in questa sede per il valore che rappresenta e soprattutto in prospettiva. Avevamo un'ipotesi di hub nel villaggio di San Giuliano con l'ospitalità di 400 immigrati e 50 giovani non accompagnati, mai come in questo momento, quando intendiamo rimodulare questo sistema di attrattività, di ospitalità, garantendo la vera integrazione, quale strumento anche di rivitalizzazione per i nostri piccoli centri, un progetto come quello che con uno straordinario intuito Unimol è riuscito a portare a compimento con il MIUR. Le biblioteche. Il ruolo delle biblioteche è posto al centro di un dialogo tra istituzioni che abbia come obiettivo la promozione della cultura sull'intero territorio regionale. La tecnologia ci mette nelle condizioni di pensare e realizzare un unico grande sistema di diffusione della conoscenza, di trasmissione delle informazioni, di promozione del territorio, dal capoluogo fino ai più piccoli comuni molisani. Potenziare il polo bibliotecario, di cui la Regione Molise è capofila, in stretta collaborazione con l'Università. Dotare la biblioteca dell'Ateneo di testi necessari per favorire l'accesso ai corsi di laurea, anche a quelli che impongono spese notevoli alle famiglie, perché nessuno resti escluso con il contributo, ancora una volta, dell'ESU. L'ultima scommessa che abbiamo condiviso con entusiasmo lo scorso mese di giugno è la candidatura della nostra Università, del nostro Molise, per i campionati nazionali universitari del 2018. Una sfida bella che ci coinvolge perché lo sport è il veicolo dell'aggregazione e dell'altrui conoscenza, perché lo sport, al pari dello studio, ci porta a essere migliori e ci regala soddisfazioni, dà un significato ai sacrifici che facciamo. Convinti di regalare al Molise, a noi, un'opportunità di assoluta valenza, con il reciproco augurio di replicare i risultati registrati per le altre iniziative condotte insieme, Università e Regione. Guardiamo con fiducia a questa opportunità, la 72esima edizione dei campionati nazionali universitari qui da noi. Siamo pronti ad ospitare dal 9 al 18 giugno ci prossimi circa 6.000 tra atleti, dirigenti ed accompagnatori. Il nostro impegno al fianco del CUS c'è tutto. Basi e progetti questi appena passati in rassegna che ci portano a pensare sempre solo positivo,
In quest'aula si respira il significato più profondo e reale di speranza, ed in quest'aula si afferra il valore e l'importanza della collaborazione interistituzionale per garantire il futuro di qualità al nostro Molise. Auguri a tutti noi che quest'anno accademico sia ricco di opportunità e di momenti di crescita che costruiremo insieme, e che tutti voi, studenti di Unimol, possiate cogliere al meglio, vivendo pienamente e respirando l'aria rinnovata di un Molise che finalmente rinasce. Con il sorriso particolare quest'anno di una battuta. Laureandi no, ma alle matricole e a tutti gli iscritti sì. Diamoci appuntamento tra 12 mesi per la cerimonia di apertura del prossimo anno accademico.